Ciao a tutti, il cane sta abbaiando, ma qui siamo sul mio vlog channel, non è un video ASMR, quindi ce lo becchiamo. Sono reduce dalla registrazione di video ASMR e se mi seguite anche sull'altro canale sapete quanto possa essere stressante registrare dovendo interrompere continuamente per i rumori. Ma adesso vi beccate il cane. Chiusa parentesi, grazie di essere qui nuovamente su Monica Vlog, ragazzi. E oggi, come avrete già capito dal titolo e dalla copertina, spacchettiamo Macro Librarsi. Mi sono arrivati due pacchetti, non so perché abbiano fatto due pacchi separati, perché non mi sembrava che poi fosse così tanta sta roba, eh. Comunque andiamo ad aprire. Dall'altro c'è una cosa che ho ordinato, che, anzi, un paio di cose che aspetto in gloria. Perché infatti è arrivato giusto giusto perché stavo per struccarmi, ma finalmente è arrivato questa nuova cosa che vorrei usare proprio per lo struccaggio. Poiché l'olio di Avon che sto usando, ma che me ne manca ancora tanto da finire, vorrei smettere di usarlo perché quando lo passo per struccare le labbra, poi mi rimane la lingua intorpidita, non so per quanto tempo, quindi anche no. Allora, guardiamo qua cosa c'è. Ah, sì, ok. Qui ho voluto provare uno smaltino della Benecos. Ho i miei smalti della Zoya, però li voglio riportare nella casa estiva perché sono dei colori che per l'inverno sinceramente non mi piacciono molto. Infatti poi ho preso un altro smaltino della Dermovitamina che è un rosina cipria molto tranquillo, che si stende benissimo, è uno smalto di quelli traspiranti, ma dura niente, praticamente. E ho voluto provare a prenderne anche uno un po' più lattiginoso, perché a me, mamma mia, come sflash, aspettate. Ecco, abbasso la luce, bene, ok, ero troppo illuminata. Ho provato a prendere questo qui che dovrebbe essere lattiginoso, perché a me il lattiginoso piace. Ecco, sì, ok, è quello che volevo. Perché l'altro Dermovitamina è molto carino, però è un rosa pastoso, coprente, invece volevo proprio una cosina più lattiginosa. E quindi ci hanno messo appunto lo smaltino della Venecos. Poi ho preso il latte detergente struccante trattamento anti-età al melograno e rosa alpina, perché ho quasi finito quello di Natura Siberica e non lo voglio ricomprare perché il flaconcino è fastidioso, cioè è molto duro e quindi per farlo venire devo strizzare troppo e mi esce fuori sempre troppo prodotto. Quindi non che non mi sia trovata bene per lavare il viso, ma il flacone non mi è piaciuto. Infatti questo l'ho scelto perché ha il suo dosatore. Credo che sia la prima volta che lo provo. Sentiamo un po' che profumino ha. Profumo veramente buono, delicato, molto molto buono. Tra l'altro ora è tutto ghiaccio marmato, freddo marmato, come si dice in Toscana. No, si dice ghiaccio marmato in Toscana, ovvero freddo come il marmo, perché l'ha portato adesso il corriere, fuori non è che i gradi avanzino. Allora, senza parabeni, nickel tested, senza siliconi, profumo naturale, dermatologicamente testato, eccetera eccetera. Ok, il profumo è ottimo, speriamo che sia buono anche il prodotto, ma appunto c'è la Bionova, mi sembra una buona marca. Qui aspettate cosa c'è. Ah, che carini, ci sono messo un campioncino allegato. Crema corpo fluida, aloe e olio d'argan. Il rumore che state sentendo è uno dei gatti, Spazzolino, che qua sul lato qua c'è un trespolo mega galattico, dove stanno, dove si fanno le unghie, insomma, vabbè. Che carino. Bene, che ci hanno messo la cremina allegata al loro, la Bionova di loro iniziativa. Lì, bene, i campioncini ragazzi sono sempre super graditi. Spazzolino, cioè, fa un casino incredibile. Vabbè. Poi questi invece sono i campioncini allegati da Macro Librarsi e questo è crema emolliente, idratante, rinfrescante. Viso e corpo della Elan linea Bimby.
Questo non me l'avevano fatto scegliere, ce l'hanno messo loro di loro iniziativa, suppongo. E poi qui per fare tondo, tonda la cifra poi ragazzi, perché a volte cioè, manca poco per avere le spese di spedizione gratuite, quindi ho preso delle maschere viso, che tanto quelle male non fanno mai, e ho provato, ogni volta cerco di provare qualcosina di nuovo. Ho preso questa qui della Amaflora, maschera viso, anti-age rassodante ovviamente, perché pelli esigenti. Questa qua, sono due maschere in crema, eh. Io se posso le scelgo sempre in crema, se posso, e queste sono di quelle proprio da stendere, anzi quasi quasi dopo mi strucco e me ne provo subito una. E poi invece ho provato della saponaria la Wonder Mask, questa è doppia, mai provata anche questa, 2-step beauty anti-age, effetto detox e illuminante. Trattamento esfoliante preparatorio e maschera viso costituzionale. Quindi questo è un doppio passaggio da provare. E questo pacchettino è vuoto praticamente. Ci sono dentro, di solito mettono sempre il buono sconto, poi vabbè la raccolta punti che ovviamente faccio. Oltre ad avere l'affiliazione c'è anche la raccolta punti, che praticamente ogni tot che comprate avete i punti che poi si convertono in credito per comprare nuove cose. Inoltre, se poi vi prendete il tempo di fare delle recensioni dei prodotti che avete acquistato, prendete altri punti e quando arrivate in fondo avete tutti questi punticini che vi fanno avere degli sconti rispetto alla vostra spesa. Quindi passiamo al secondo pacco. Vedete, c'è di positivo che loro mettono carta, non usano la carta a bolle, è tanto carina per l'SNR, però ragazzi comunque inquina. Allora qua no, mi hanno messo di nuovo un'altra confezione regalo, ma che carini, li adoro. Allora avevo preso questo, avevo ordinato dei prodotti anche prima di Natale, che credo di avervi già fatto uscire il video, e insieme mi avevano messo questa confezione di lenticchie in omaggio, e a questo giro me l'hanno rimessa, anche perché siamo, oggi è il 29 dicembre, quindi queste capitano a proposito. Tra l'altro le ho già cotte e sono ottime, cioè hanno una qualità veramente buona, sono proprio quelle della marca Macro Librarsi, vedete? Io le ho cotte, ci ho messo il sale aromatico che faccio io, poco sale, e tantissime erbe miste, quelle del nostro giardino, ci mettiamo di tutto, rosmarino, salvia, timo, alloro, mirto, chi più ne ha più ne metta. Le ho cotte con tutte queste erbe aromatiche e poi dopo ci ho cotte il riso integrale. È venuto questo mix che a vederlo non è bellissimo perché è tutta roba, una pappa marrone, ma sentisse come è buono il riso integrale con le lenticchie, cioè una cosa fantastica, tutta roba che io adoro e che per la disintossicazione da nickel non ho mangiato per anni. Adesso speriamo bene, perché ho ricominciato a mangiare semi integrale, frutta secca, speriamo bene di non rifare il piano di nickel un'altra volta, perché io amo questi cibi. Poi, oltre alle lenticchine omaggio, qui ci sono le licriso. Allora, ragazzi, se mi seguite sul canale SMR, sapete che io avevo seccato i fiori di licriso per farci un video di quelli, un roleplay erboristeria, non sapendo che si potesse usare anche a livello alimentare. Di fatto la mia pianta dell'elicriso purtroppo è morta e non ce l'ho più. Ho scoperto recentemente che la tisana di fiori di elicriso è un ottimo disintossicante per il fegato e quindi l'ho comprato. Allora, questo non costa poco considerando quanto poco è. Però adesso che ho il mio bicchiere, la mia tazza di vetro che mi ha regalato Alessia del canale Alessia SMR, grazie Ali, quella proprio di vetro con l'affarino dentro che ci si mette proprio, terminologia io oggi, vero, fuori del mondo,
Ci si mette proprio anche le erbine intere. Quindi ora appena chiudo il video io mi metto questo qui in infuso e me lo bevo subito, che non è buonissimo, insomma un po' fortino come sapore l'elicriso, però fa bene. Ora effettivamente non costa poco considerando quanto è piccino, cioè sono 10 grammi, vabbè, ma non l'ho trovato da altre parti a un prezzo migliore. E poi cercherò di riorganizzarmi con la pianta in giardino per riaverlo. Poi ho preso questo è Bifisel, sono fermenti lattici. La mia osteopata mi ha consigliato di fare una volta ogni tanto una depurazione a base di fermenti lattici. Ora, io tutta la cura completa non l'ho presa, ho ritenuto che questo fosse quello un pochino più adatto a me e quindi ora passate le feste. E finiti altri integratori, perché cioè non è che mi posso empire di roba. Empire, questa, mamma mia, ragazzi, l'italiano, Monica, riempire, cioè ogni tanto qui sul vlog mi esce fuori il toscanaccio, tutta la grezzitudine, ragazzi, ma se la via, ormai mi conoscete, io sono Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Di là sono Dottor Jekyll e di qua, cioè di là sul canale ASMR, e di qua sono Mr. Hyde, c'è poco da fare, sono doppia. E quindi niente, proverò a fare questa curetta comunque sono praticamente una miscela di fermenti lattici che servono a depurare un po' l'organismo, a riaggiustare un po' la flora batterica. E per ultimo il prodotto che userò immediatamente, perché voglio usare appunto questo per struccarmi al posto del latte, quello di Avon, dell'olio di Avon che mi anestetizza la lingua. Dunque, io questo non ho capito se è anche alimentare oppure no. Allora, costicchia, costicchia. È olio di cocco vergine biologico. Ora ovviamente non ci vedo, devo capire se può essere usato anche alimentare, perché c'è differenza, ci sono quelli per uso alimentare e quelli per uso cosmetico e basta. Ora io questo appunto l'ho preso per usarlo come struccante, per avere una cosa neutra, grassa, unta, che mi strucchi. Mi sembra che l'avevo visto tempo fa in un video di Clio che si struccava col burro di cocco. Io ho già del burro di cocco che lo uso dopo il bagno per il corpo, ma è burro di cocco e monoi, insomma, è anche un po' profumato, quindi essendo una cosa specifica per il corpo, non ho voluto rischiare occhi, labbra, insomma, non vorrei fare disastri. E quindi ho preso questo qua. No, non riesco proprio a vedere. Conservare al riparo dalla luce, però qui c'è scritto da consumare. No, vabbè, consumarsi. Conservare, forse in frigo? Vabbè, devo leggere, ragazzi, devo leggere, ma mi viene il dubbio che sia anche alimentare. Se alimentare l'assaggio, vediamo un po'. Allora, è bianco, è proprio burro di cocco puro, e è un profumo, ragazzi. Proprio non mi fa venire fame, cioè ha lo stesso odore, avete presente i Raffaello oppure biscottini al cocco? Uguale, uguale, no, veramente. Devo cominciare a valutare l'uso del burro di cocco, perché allora, il burro quello classico di latte da un paio di mesi non mi sta proprio andando, non mi va, io che lo mangiavo a pezzi. Non mi sta andando e mi dà fastidio anche perché ho notato che se mangio un biscotto col burro, quelli un po' burrosi, proprio non lo digerisco. E quindi adesso sto usando il burro di arachidi, che quello un po' mi frega perché mi viene da mangiarlo a cucchiaiate e poi è un po' pesante, cioè quando arriva è calorico, quindi poi si sente, insomma. Però ecco, l'idea di provare anche il burro di cocco mi incuriosisce, io sono abbastanza aperta ai sapori strani, eh. Quindi bene, non rimane che da leggere bene quando accenderò la luce, se
come usarlo. Bene ragazzi, grazie di avermi fatto compagnia, ci vediamo presto in un altro video. Se avete voglia di rilassarvi, seguitemi sul canale Rasula ASMR, perché qui lo sapete, sono tutta agitata. E invece, se è la prima volta che ci vediamo, iscrivetevi e seguitemi anche qui. Ciao!